so black as ink. I better know your drink. Everything you pray. Ciao a tutti, nuovo video. Torno finalmente a girare un video dopo tantissimo tempo. Tra le feste, problemi di fotocamera e problemi di connessione, non ho avuto modo assolutamente di girare alcun video. Però sono tornata e voglio parlarvi dei preferiti del mese di novembre e di dicembre. Voglio fare un video cumulativo in modo tale da mostrarvi rapidissimamente tutti quanti i prodotti che ho utilizzato di più e che mi sono piaciuti di più nell'ultima parte dell'anno 2017, per poter poi riprendere appunto i preferiti del mese direttamente con gennaio e il nuovo anno. Allora, durante il mese di novembre e di dicembre ho utilizzato veramente tantissimi prodotti. I primi di cui voglio parlarvi sono i prodotti viso. Allora, ho apprezzato tantissimo questo latte detergente BioFa. Questo l'avevo preso in offerta a pochissimi euro, mi pare intorno a 2 euro ad acquestapone tempo fa, perché è una linea che stanno togliendo da acquestapone, quindi non si troverà più a breve. È un latte detergente viso e occhi con aloe vera bio e olio di argan nutriente. È adatto anche per il trucco resistente all'acqua, almeno qui c'è scritto così. Se devo essere sincera, io l'ho utilizzato prevalentemente come struccante, quindi è un prodotto che ho apprezzato tantissimo come struccante. È un latte detergente abbastanza ricco, è idratante, quindi appunto questo fatto che è specificata l'idratazione 8 ore, ora non ho contato le ore, però come tipo di idratazione l'ho trovato veramente perfetto. Il profumo è semplicissimo, neutro, veramente piacevole e ripeto, come struccante a me è piaciuto tantissimo, quindi posso consigliarvi tranquillamente di andarlo ad acquistare se lo trovate ancora, perché costa veramente pochissimo. Io ne ho prese due confezioni perché appunto, come l'ho comprato, visto che mi struccava bene e mi è piaciuto, sono andata subito a comprarne un altro. Un altro prodotto per il viso che è stata per me una nuova scoperta e che mi sta piacendo tantissimo tuttora è l'acido ialuronico, questo della Savonaria. Allora, questo è un acido ialuronico all'1%, soluzione 1%, sono 20 ml di prodotto e lo sto utilizzando praticamente come siero, tra virgolette, nel senso che inizialmente, appena l'ho acquistato, ne mettevo una minima quantità in combo con questa crema della Kobashi, che è una crema anti-rughe complex, si chiama. È una crema molto leggera, però è abbastanza idratante perché è dedicata alle pelli quelle un po' più secche, alle pelli mature. Allora, una crema che ha come primo ingrediente l'aloe vera, la lavanda, gli idrolati di rosa e di incenso, di albicocca, l'olio di mandorle, olio di jojoba, altri ingredienti, tra cui tocoferolo, beta carotene, eccetera, eccetera, vitamina C, purtroppo però all'ultimo posto al fenossetanolo, non so se riuscite a leggere l'inci, comunque purtroppo all'ultimo posto degli ingredienti c'è il fenossetanolo, non so perché l'hanno messo, comunque se poteva evitare. L'odore è semplicissimo, sto testando questa nuova fotocamera perché per me è nuova, vediamo un po', c'è lo schermino. Sto vedendo che comunque non si vede più di tanto, ok. Quindi che facevo? Utilizzavo una minima quantità di acido ialuronico insieme a questa crema. Invece poi dopo ho deciso di utilizzarlo da solo, senza mescolarlo a creme, ma come base per il viso, quindi come siero, tra virgolette. E ho utilizzato sia questa crema appunto che vi ho mostrato, sia vari campioncini che mi sono piaciuti tantissimo e che voglio mostrarvi. Un campioncino che mi è piaciuto tanto è l'emulsione viso antiossidante, questo della Biofficina Toscana. Questo è un tipo di emulsione molto molto semplice, però allo stesso tempo ricca, leggera, è molto nutriente e idratante. L'ho utilizzata sia da sola sia in combinazione con l'acido ialuronico e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. E poi ho utilizzato questi due campioncini sia a novembre sia a dicembre, di questa crema contorno occhi anti-age, contorno occhi e viso verde sativa. Questo è un prodotto che mi è piaciuto veramente tantissimo, che mi ha stupito in qualche modo, quindi per me è stata veramente una grande scoperta. So che adesso c'è una versione nuova di questo prodotto che però non ho utilizzato, penso abbia un inci nuovo, tra virgolette migliorato, però non ho avuto modo di provarlo e ho utilizzato questo, diciamo, questa formulazione vecchia, che però mi è piaciuta tantissimo. Questa è antirughe sia contorno occhi sia per il viso, l'ho utilizzata appunto sia da sola sia con l'acido ialuronico.
E poi un'altra crema che ho utilizzato tantissimo e che mi è piaciuta sia da sola sia con l'acido ialuronico è questa crema idratante nutriente dell'Argital. Allora, questa è una crema, si vede, che ho deciso di comprare perché la skincare routine che stavo utilizzando nell'ultimo periodo, appunto nei primi di novembre, non mi stava convincendo per niente, perché era un tipo di skincare che per la mia pelle piuttosto secca non mi andava a idratare al 100%. Quindi ho deciso di prendere questa perché ho letto varie recensioni sul sito, ne parlavano tutti benissimo, tra l'altro è certificata BDH, che è una certificazione che a me piace tanto. Ha un po' di 6 mesi, all'interno jojoba, malva e yang yang, quindi anche come profumazione veramente veramente ottima. Mi piace il fatto che sia il tubetto, vedete, di alluminio, e mi ha fatto pensare molto a livello di formulazione e anche come tipo di texture sulla pelle alle creme Veleda, che a me piacciono tantissimo. Anche qui all'interno c'è l'alcol, a me non dà assolutamente fastidio, l'ho utilizzata anche sul contorno occhi, non mi ha dato nessun tipo di problema, è però molto molto ricca. Io nei giorni quelli un po' più caldi l'ho trovata leggermente pesante, comunque abbastanza nutriente, nei giorni invece più freddi o in cui avevo la pelle particolarmente asciutta, l'ho trovata perfetta. Vi consiglio comunque una stesura minima di questa crema, cioè non abbondate perché altrimenti vi ritrovate la pelle lucida. Comunque è perfetta anche per la notte, quindi è una crema promossissima che sicuramente l'acquisterò. Tra l'altro costa poco, metto casomai il prezzo in sovraimpressione sul video perché non lo ricordo. Mi pare intorno ai 13 o 14 euro. Quindi queste sono state, diciamo, le creme che ho utilizzato di più nel mese di novembre e di dicembre, sia da sole sia in combinazione con l'acido ialuronico, che io comunque vi consiglio come tipo di prodotto perché con 4 euro c'avete un, come si chiama? C'avete un, tra virgolette, un siero, comunque un ingrediente che potete trovare nelle creme già composte, però che è utile anche da solo. Allora, un altro prodotto che mi è piaciuto tanto, altri due prodotti che mi sono piaciuti tanto per il viso sono questi. Allora, questa è una maschera viso purificante. Non mi ricordo se questa me l'ha regalata Cristina o Francesca. Cristina del canale Bio Bellezza, Francesca è una mia amica, perché entrambe hanno avuto questo bel pensiero per me. Questo è il secondo campioncino, mi pare, che utilizzo. È una maschera purificante, però non secca la pelle, quindi a me è piaciuta tantissimo. All'interno l'argilla e la mela. Era una maschera purificante e anche rinfrescante. A me è piaciuta tanto sia come tipo di profumazione sia proprio sulla pelle. Anzi, questa è mela e bambù. Eccola qua, è dell'Idea, penso che si possa trovare anche in vendita così, da sola, insomma. E l'altro invece è questo detergente scrub, questo è il John Masters Organics, jojoba e ginseng, è un cleanser per la faccia esfoliante, per tutti i tipi di pelle. Questo me l'ha regalato Titiana del canale Titiana Lu, che io ringrazio perché mi è piaciuto tanto. Lo scrub era veramente minimo perché le particelle di scrub veramente minuscole, io preferisco scrub più forti, però come detergente viso a me è piaciuto tantissimo, soprattutto per la profumazione. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto utilizzare insieme alla crema Complex è stato quest'olio anti-age Kadi, che è un olio che io conosco ormai da tanto tanto tempo e che utilizzo ormai da tanto tanto tempo. L'ho sempre utilizzato per il viso, anche se un periodo la full size ricordo che la acquistai e la utilizzai anche per il corpo, però è un tipo di olio che mi piace proprio tantissimo per il viso, sia per la profumazione sia per la formulazione. All'interno c'è l'olio di patchouli, mirra, lavanda e vaniglia, quindi una profumazione bomba, buonissima, soprattutto per l'inverno è veramente ottima. E appunto questa crema si presta veramente bene all'utilizzo con oli e con altri ingredienti, perché è una crema base che viene consigliata proprio per questo tipo di utilizzo. Un altro prodotto per il viso, se vogliamo chiamarlo così, è il lip balm Martina Gebhardt. Finalmente ho cominciato ad utilizzare questo burro labbra che stavo quasi per far scadere. Io questo l'ho comprato al Natale dell'anno scorso. L'ho tenuto veramente da parte per tantissimo tempo perché avevo molti burri da utilizzare, ma anche perché comunque durante tutto l'anno per me è stato più comodo utilizzare gli stick. Però appunto, siccome avevo finito il balsamo labbra che ho qui in casa,
ho deciso di cominciare questo, lo utilizzo solamente in casa e prevalentemente di notte, vi faccio vedere un po' se riusciamo a farvi vedere, è molto molto burroso, oleoso, la profumazione è quasi neutra, adesso è il raffreddore quindi non è proprio il caso di fare una recensione per quanto riguarda la profumazione, questo scade appunto ad aprile quindi ho deciso di cominciarlo a dicembre perché avevo paura che poi facevo passare altro tempo e alla fine non lo utilizzavo. Mi sta piacendo tanto, lo utilizzo sia la sera sia appunto di notte, non lo porto con me perché non amo portare in giro barattoli innanzitutto così pesanti, ma barattoli in cui poi devo mettere all'interno le dita e poi mettere alla bocca perché non lo reputo igienico. Siccome lo sto utilizzando da poco, non mi sento di fare una recensione approfondita, vi dico però soltanto che è un prodotto che mi sta piacendo, come il 90% dei prodotti Martina Gebhardt che ho utilizzato, quindi sono contenta di averlo acquistato. Io questo l'avevo acquistato in un pacchetto su Ecoverde l'anno scorso, dove c'era appunto lip balm, l'eye care e la crema alla rosa. Gli altri due prodotti li ho utilizzati l'anno scorso, anzi uno l'ho regalato, invece questo l'ho tenuto e lo sto cominciando ad utilizzare adesso. Poi, per quanto riguarda i capelli, ho utilizzato e anche terminato lo shampoo doccia all'argilla del Marocco, questo qua Gassul, di Tea Natura, come vedete è una confezione strafinita. È il mio shampoo preferito in assoluto perché questo tipo di argilla è anche volumizzante, lava molto molto bene e penso che sia perfetto per i capelli ricci. Se avete capelli ricci e vi piace comunque dare volume al riccio, io vi consiglio questo shampoo perché è veramente ottimo. Ve ne ho parlato 100 volte e non mi dilungo qui. Un altro shampoo che ho utilizzato e che in realtà ho anche finito è il bio shampoo extravergine a semilino, questo della Saponaria, che è però uno shampoo che mi è piaciuto, sì, però che non mi ha convinto al 100%, nel senso che è comunque uno shampoo per lavaggi frequenti, quindi è uno shampoo abbastanza leggero, diciamo è molto delicato, però se dovessi ricomprarlo non so se lo ricomprerei, vi devo dire la verità. Un altro prodotto per capelli che mi è piaciuto tantissimo, che ho utilizzato addirittura per 2 mesi e ce n'è ancora dentro un po', è questo balsamo per capelli colorati dell'Alterra. Questo non l'ho comprato io, me l'ha regalato la signorina Rottermeier Valentina, me l'ha mandato l'anno scorso e devo dire che me ne sono assolutamente innamorata. Spero di riuscire in qualche modo a trovare la full size e sarà difficilissimo perché comunque il Rossmann non c'è qui in Italia, però vedremo se in qualche viaggio avrò modo di visitare questa catena di negozi, sicuramente lo acquisterò perché è un balsamo che mi è piaciuto tantissimo. Sono 50 ml, quindi è veramente piccino, però io l'ho utilizzato praticamente sempre, ne bastava una minima quantità per rendere i capelli morbidi. Niente, ce n'è ancora un po', quindi sicuramente ci riuscirò a fare un altro shampoo la prossima volta. Profumazione ottima, buonissima, fruttata, quindi super promosso. Sempre per i capelli ho utilizzato tutti questi campioncini della Biofficina Toscana. Ho cominciato un po' il progetto smaltimento prodotti, quindi in questi mesi ho ricominciato ad utilizzare anche un po' di campioncini che avevo messo da parte. Allora, ho utilizzato lo shampoo concentrato volumizzante che mi è piaciuto un bel po'. Non so se è stato un caso, non so se è stato questo shampoo, però la volta che l'ho utilizzato ho visto i capelli un po' più voluminosi e l'ho utilizzato insieme al balsamo concentrato attivo, che in realtà è un balsamo che io conosco benissimo perché l'ho utilizzato in full size tantissime volte, perché l'ho acquistato negli anni passati tantissime volte, che però le ultime volte non mi aveva convinto tanto da farmi pensare di non riacquistarlo. Però devo dire che a distanza di tempo l'ho utilizzato con molto molto piacere. L'altro shampoo che ho utilizzato è lo shampoo concentrato rinforzante. Io di queste ne avevo due campioncini, questo è il secondo, ce n'è rimasto anche un po'. Ho sbagliato a non utilizzarlo tutto perché adesso con questa minima quantità che ci faccio, nel senso che non è sufficiente per uno shampoo, quindi dovrò sicuramente mescolarlo, mixarlo con altri shampoo. Non ho trovato diciamo un grandissimo potere rinforzante, però credo che questo tipo di trattamenti che sono abbastanza specifici non possono essere giudicati da un campioncino o due campioncini. Bisognerebbe utilizzarli per più tempo, per più lavaggi e poi farsi un'idea. Sono comunque dei prodotti abbastanza validi, certo non super, però mi sono piaciuti abbastanza. Un altro prodotto Biofficina Toscana che mi è piaciuto abbastanza è la crema capelli ristrutturante. Io questo l'ho utilizzato
due volte, ce n'è ancora dentro di prodotto. L'ho utilizzato sia a capelli asciutti e penso che sia forse l'utilizzo migliore che se ne può fare, nel senso per risistemare un po' i capelli quando non stanno proprio al top. Questo è per capelli rovinati, trattati o secchi. Io non ho capelli rovinati, neanche particolarmente secchi, sono trattati nel senso che c'è il colore. Però non faccio trattamenti particolari. L'ho utilizzato anche come prodotto per lo styling a capelli umidi, però devo dire che non mi ha soddisfatto al 100%, nel senso che ho dovuto poi comunque aggiungere a metà, a fine asciugatura, un altro prodotto per capelli che adesso vi mostrerò perché altrimenti mi rendeva un po' fiacchetti. Il prodotto che voglio mostrarvi invece, che sto rivalutando e sto apprezzando tantissimo, questo è un prodotto che ho appena acquistato, non mi aveva convinto tanto perché è molto molto appiccicoso. Questo è un fluido modellante per capelli ricci con miele di Mater Natura. Però invece devo dire che piano piano facendoci un po' amicizia, imparando anche a dosare le quantità giuste per la mia quantità di capelli e utilizzandolo ad un certo momento dell'asciugatura, devo dire che l'ho rivalutato e che mi sta piacendo abbastanza. L'unica cosa che non riesco proprio ad apprezzare è il profumo. Questo odore io non lo so, non mi piace proprio. È un odore sì di miele, però un odore più maschile, e io sono una che ama gli odori maschili, soprattutto per quanto riguarda quelli abbastanza erbacei, legnosi, però questo odore io non ve lo so spiegare, ma non mi piace proprio, non mi piace. Per i capelli penso di aver finito. Per quanto riguarda il corpo, voglio mostrarvi assolutamente la crema mia preferita, credo ormai di sempre, perché è quella che mi sta piacendo di più negli ultimi anni. Questa si chiama Floré, è sempre dell'Argital, quindi ho utilizzato molto prodotti dell'Argital in questo ultimo periodo, cioè ho apprezzato molto i prodotti dell'Argital in questo periodo, almeno questi che ho utilizzati. Questa è con argilla verde, olio di germe di grano e avocado, è per il corpo. Allora, è una crema che ha un profumo assurdo, cioè buonissimo, mi piace tantissimo. Scusate, io sono a terra perché non so dove mettermi, è l'unica stanza dove c'è un po' di luce, però non è che sto proprio comodissima. Dicevo, è una crema molto ricca, molto idratante, però non unge, mi piace utilizzarla sia da sola sia con l'olio di mandorle dolci. Ha una profumazione gradevolissima, una profumazione credo di ginseng, non lo so, c'ha un odore particolare, officinale, che a me fa impazzire, mi piace tanto, mi mette proprio il buon umore quando la utilizzo, e io vedo che la pelle è molto più compatta quando io vado ad utilizzare questa crema. Io la uso prevalentemente dopo la doccia, quando lavoro, perché insegno danza, insomma lavoro in palestra, quindi quei 3 giorni a settimana io la utilizzo sempre. A casa invece uso di più l'olio di mandorle dolci. Ho utilizzato e apprezzato tantissimo anche questa crema per il corpo con estratto di foglie di argan dell'erbolario. Questa non l'ho comprata io, è una mini taglia bellissima che mi ha regalato Martina del canale Martina Angolino Magico, me l'aveva regalata addirittura l'anno scorso. Poi è arrivata la primavera, come tipo di profumazione non la reputavo adatta, quindi ho aspettato, sono stata contenta di aver aspettato perché per l'inverno è un profumo buonissimo che mi è piaciuto tantissimo, ce n'è ancora dentro, la sto continuando ad utilizzare. Questa la utilizzo proprio come coccola, anche se comunque ha un bel potere ricompattante, tonificante, mi piace tantissimo, soprattutto sulle cosce o comunque sulle zone da tonificare. Poi due trattamenti sono il Cell Plus della Biosline, non è quello che voi vedete all'interno perché all'interno c'è uno scrub che ho fatto io con sale grosso, zucchero di canna, olio di girasole, olio alla rosa della Cadin e olio di mandorle dolci. Ho fatto insomma un bel mix. Invece quello originale, diciamo, era con alghe azzurre della Bretagna e mi è piaciuto abbastanza, ma mi dava l'idea che non era poi così naturale come tipo di prodotto. Questo era da mixare, appunto, da massaggiare sul corpo. Mi è piaciuto più che altro perché dava un'azione rinvigorente, perché avendo un odore molto forte, un odore azzurro, diciamo, non so se era di menta, non ricordo, però c'era un odore bello bello forte e comunque era veramente tonificante e levigante. Però come tipo di prodotto, ripeto, mi è sembrato un po' chimico tra virgolette, e quindi ho deciso di appunto, una volta finito, di utilizzare semplicemente la scatolina per metterci dentro lo scrub che faccio io, facilissimo da fare. Un altro scrub che mi è piaciuto, l'ho utilizzato prima per il viso e poi dopo piano piano ho deciso di utilizzarlo anche per il corpo, anche se per il corpo non lo reputo
sufficiente, nel senso che io preferisco azioni scrub belle forti, come appunto quella che può dare il sale grosso. Questa ha dei granelli minuscoli, questi sono da nocciolo di albicocca, quindi come tipo di idea mi piace tantissimo. L'odore lo stesso mi piace tanto, sa tipo di yogurt all'albicocca. Infatti all'albicocca e mango, è sfogliante corpo rigenerante, mi è piaciuto, però ripeto, più per il viso che per il corpo. Per il corpo l'ho utilizzato la maggior parte delle volte con pelle asciutta, qua c'è scritto pelle inumidita, io non ve lo consiglio con pelle inumidita perché sennò si scioglie praticamente, perché è più una crema. Io vi consiglio di utilizzarlo a pelle asciutta come una crema, quindi fate un potere scrubbante più forte, secondo me, utilizzato così, e poi lo risciacquate con acqua tiepida. Memoria della fotocamera finita, devo imparare un attimo a conoscerla, a liberare un po' le schede di memoria. Vi stavo parlando di questo sfogliante corpo dell'idea, ripeto come vi stavo dicendo appunto nell'altra parte del video, che vi consiglio di utilizzarlo come una crema per il corpo, quindi di fare lo scrub prima di entrare in doccia con la pelle asciutta e poi di risciacquarvi abbondantemente, di fare la vostra doccia, perché così ha un potere sfogliante maggiore. Un altro prodotto per il corpo che mi è piaciuto in questi 2 mesi di novembre e dicembre è questo bagno doccia Oliva della marca La Bioteca Italiana. Questo lo trovate da Tigotà, perché è una marca del Tigotà, io l'ho trovato in offerta, è certificato ICEA e ha olio di oliva biologico all'interno, un bagno schiuma semplicissimo. Questo è un flaconcino da 300 ml, come formato mi piace, è molto comodo, mi piace anche molto il packaging, però devo dire che di questa linea ho apprezzato di più il detergente intimo rispetto appunto a questo bagno schiuma, però devo dire che comunque è un bagno schiuma molto semplice, fa il suo dovere e quindi è promosso. Poi, per quanto riguarda sempre il corpo, voglio menzionarvi questo olio all'arnica Veleda. Questo è un flaconcino piccolissimo che io ho terminato l'anno scorso, 2 anni fa non ricordo, e che ho riempito di nuovo con l'olio della stessa marca e della stessa tipologia, perché ho il flacone grande. Niente, l'ho riutilizzato ultimamente perché ho avuto un po' di mal di schiena. Quindi dopo la doccia, appunto, l'ho portato con me in palestra, questo flaconcino piccolino, vedete, proprio piccolo piccolo, 50 ml, l'ho portato con me in palestra, dicevo, l'ho utilizzato dopo la doccia e l'ho applicato sulla schiena, perché appunto so che la comincia a pesare, e avendola spesso in braccio e facendo mille cose in casa con lei in braccio, la schiena comincia a farsi sentire. I profumi che ho utilizzato di più nei mesi di novembre e dicembre sono questi due profumi, tutti e due Cacharel. Questo è Amour Amour Temptation, che ho visto che non esiste più, ma è un profumo che a me piace tantissimo. Me lo regalò mia zia un bel po' di anni fa, lo lasciai così nel dimenticatoio per un bel po' e l'ho ripresa ad utilizzare quest'anno, ma mi piace veramente veramente tanto. Questo è della stessa linea Amour Amour, che è rossa di solito, quella si può trovare ancora in commercio. Invece questo qui, questa linea Temptation, che è viola, forse con questa luce non si vede bene, però è veramente veramente buono, particolare, quasi maschile, non lo so, mi ricorda cose del passato, che a me piace veramente tantissimo. E poi Eden, è sempre Cacharel, che è il mio profumo per eccellenza, insomma il mio profumo preferito, l'ho utilizzato soprattutto durante le feste. Per quanto riguarda invece Sofia, vi menziono velocissimamente questi prodotti che praticamente sono quasi terminati. Questo è il doccia shampoo della Bubble Family, che ho utilizzato per Sofia praticamente tutti i giorni per lavarle il viso, il sederino, manine e piedi, e per farle poi la doccia, o meglio il bagnetto. Mi piace tanto, ha un profumo buonissimo, quasi talcato, che appunto è il classico profumo per i prodotti per bambini. L'unica cosa che forse non mi è piaciuta tantissimo è che fa troppa schiuma, quindi è un po' difficile da sciacquare, soprattutto al mattino, che non voglio stare lì 3 ore sul lavandino con Sofia in braccio, un po' problematica come cosa, però devo dire che come prodotto mi è piaciuto. Un altro prodotto che ho utilizzato per la detersione, sempre di Sofia,
È questo biodetergente cambio pannolino della Saponaria, questa è la linea Le Albicoccole proprio per i piccini. C'è albicocca, calendula e camomilla. È ultra delicato e mi è piaciuto tantissimo. Lo utilizzo appunto al cambio pannolino. Questo non l'ho acquistato io, me l'ha regalato Marta della bioprofumeria Green Actually e lo sto apprezzando veramente, veramente tanto. Tra l'altro, dura tantissimo perché ne basta veramente, veramente poco. Poi ho continuato ad utilizzare, sto continuando ad utilizzare questa crema Veleda, questa è la calendula, questa me l'aveva regalata proprio Veleda, e appunto per farmela provare per Sofia, è una crema fluida che nutre e idrata, io la utilizzo sia dopo il bagnetto, sia un po' sul viso quando ad esempio usciamo per proteggerla un po' in queste giornate che sono fredde. E per lo stesso identico motivo e con la stessa identica funzione, appunto c'è il burro di karité. Questo è della marca Carone, che è una marca che io non conoscevo, l'ho conosciuta appunto tramite questo burro di karité che ho acquistato un po' di tempo fa. Eccolo qua, io lo utilizzo sia come contorno occhi, sia appunto un pochino sulle gote, sul nasino fronte mento di Sofia quando usciamo ed è molto freddo per fare appunto questa base, questo strato protettivo un po' grasso che serve a proteggerla soprattutto dal vento e dal freddo. Non è il mio burro di karité preferito, devo essere sincera, tra l'altro questo non ha profumazione, anche credo sbiancato perché il burro di karité non ha questa colorazione, non ha questo odore. Io dalla descrizione avevo capito che fosse al 100% naturale, ma così non è. L'ingrediente comunque è soltanto il burro di karité, ha un po' di 6 mesi e sono 100 grammi. Mi piace il fatto che la scatolina sia di latta, perché io amo appunto le scatole di latta. Allora, con appunto la mini carrellata dei prodotti preferiti di Sofia del mese di novembre, di dicembre 2017, io vi saluto. E spero di vederci presto con un nuovo video. Scusate se appunto questo video ha avuto varie interruzioni, però sto imparando a conoscere la telecamera e anzi la fotocamera e quindi spero che appunto il prossimo sarà un pochino più ordinato. Io comunque vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!